Lo scopo di questo intervento è di proporre un'introduzione alla tesi del capitalismo cognitivo che mette al centro, in una prospettiva marxiana, il ruolo chiave della conoscenza nelle trasformazioni storiche del rapporto capitale-lavoro. El objetivo de esta intervención es proponer una introducción a la tesis del capitalismo cognitivo que pone en el centro, desde una perspectiva marxiana o marxista, el rol clave del conocimiento en las transformaciones históricas de la relación capital-trabajo. En esta perspectiva, mi intervento se articulará en dos partes. En esta perspectiva, mi intervención se articulará en dos partes. Nella prima vi propongo di precisare i fondamenti teorici, la particolarità del programma di ricerca intorno alla tesi del capitalismo cognitivo rispetto ad altre interpretazioni del nuovo capitalismo che fanno riferimento ad esempio ai concetti di economia fondata sulla conoscenza o di rivoluzione informazionale. Nella prima parte vi propongo di presentare e precisare i fondamenti teorici y la especificidad del programa de investigación en torno a la tesis del capitalismo cognitivo respecto de otras interpretaciones del nuevo capitalismo que hacen referencia, por ejemplo, al concepto de economía fundada sobre el conocimiento o al concepto de revolución informática. La seconda parte será allora dedicada a una messa in prospettiva storica delle principali trasformazioni che hanno condotto dal capitalismo industriale al passaggio al capitalismo cognitivo. La segunda parte estará dedicada a una puesta en perspectiva histórica de las transformaciones que se dieron del pasaje del capitalismo fordista al capitalismo postfordista. En esta perspectiva, cercherò di mettere in evidenza la contraddizione profonda che oppone la logica del capitalismo cognitivo da un lato e quella che condiziona lo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza dall'altro lato. Con esta perspectiva trataré de poner en evidencia la contradicción profunda que opone la lógica del capitalismo cognitivo por un lado y las condiciones para el desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento por otro. Vengo dunque alla prima parte. A partire dalla crisi del fordismo negli anni 70, il capitalismo è entrato in una fase di trasformazione maggiore, una fase all'interno della quale si trova la crescita in potenza del ruolo della conoscenza e della dimensione cognitiva del lavoro. A partire dalla crisi del fordismo, negli anni 70, il capitalismo ha entrato in una fase di trasformazione maggiore, una fase dentro della quale si encuentra il crescimento in potenza del ruolo del conoscimento e della dimensione cognitiva del lavoro. Tuttavia, il ruolo chiave della conoscenza nella dinamica storica del capitalismo non è in quanto tale una novità storica. Sin embargo, il ruolo chiave del conoscimento nella dinamica storica del capitalismo non è in tanto tale una novità storica. La questione che si pone è allora la seguente. In che senso possiamo oggi parlare di un ruolo nuovo della conoscenza e soprattutto quali sono le sue relazioni con le trasformazioni del lavoro e la regolazione del rapporto salariale, dove con questo concetto intendiamo innanzitutto le condizioni di messa in opera del lavoro e di estrazione del plusvalore. La questione che quiero poner de relieve è la siguiente. In che sentido podemos hoy hablar de un nuevo rol del conocimiento y sobre todo cuáles son sus relaciones con las transformaciones del trabajo la regulación de la relación salarial, con las cuales queremos entender, sobre todo, las condiciones de puesta en escena del trabajo y de la extracción del plusvalor. Desde el punto de vista, vorremmo subito sottolineare l'opposizione che tanto sul piano teorico che sul piano metodologico e su quello dell'analisi concreta oppone il concetto di capitalismo cognitivo e il concetto di un'economia fondata sulla conoscenza, soprattutto se si fa riferimento alle teorie dell'OCDE. Desde este punto de vista queremos sobre todo subrayar la divergencia che oppone tanto desde el plano teórico como metodológico el análisis concreto del concepto de capitalismo cognitivo y el concepto de una economía fundada sobre el conocimiento, como por ejemplo lo hace la OCDE. Le teorie mainstream non prendono infatti quasi mai in considerazione la relazione conflittuale tra capitale e lavoro,
in particolare il conflitto di sapere e potere che struttura le trasformazioni della divisione del lavoro. La teoria mainstream hegemónica non toma quasi in considerazione la relazione conflittuale entre capital e lavoro, in particolare il conflitto di saberes e di poteri che struttura le trasformazioni della divisione del lavoro. Su questa base, lo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza è allora spiegata essenzialmente come un cambiamento nell'ampiezza del fenomeno conoscenza nell'economia, come una specie di passaggio hegeliano dalla quantità alla qualità. Sobre esta base, el desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento es así explicada esencialmente como un cambio en la amplitud del fenómeno del conocimiento en la economía, como una especie de pasaje hegeliano de la cantidad a la cualidad. Più precisamente in questi approcci possiamo riscontrare un forte determinismo tecnologico, fondato sul ruolo motore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'industria intensiva in conoscenza nel senso per esempio di Babbitt. Más precisamente en este tipo de aproximaciones encontramos un fuerte determinismo tecnológico, fundado sobre todo en el rol motor de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las industrias intensivas del conocimiento en el sentido de Babbitt. Questa visione riduttiva dell'economia fondata sulla conoscenza va d'altronde di pari passo con la proposta di indicatori estremamente discutibili, come i brevetti, considerata a torto come una misura attendibile dell'efficienza di un'economia fondata sulla conoscenza, in funzione del grado di mercificazione del sapere, allorché, come sappiamo, esiste molto spesso una relazione inversa tra la produzione sociale di conoscenze e il livello della sua privatizzazione. Questa visione è riduttiva dell'economia fondata nel conoscimento, soprattutto perché pone al mismo livello la proposta di indicatori estremamente discutibili che considerano in un todo como una medida atendible a la eficiencia de una economía fundada sobre el conocimiento en función del grado de mercantilización de los saberes, lo cual, como sabemos, existe muy frecuentemente en relación inversa a la producción social del conocimiento y al nivel de su privatización. Notiamo che inoltre che questi indicatori, come i brevetti, sono enfatizzati, mentre vengono invece trascurati altri indicatori che sono invece centrali per un'economia fondata sulla conoscenza. Ci riferiamo per esempio al ruolo strategico svolto dalle istituzioni dei servizi del welfare nella genesi e nella riproduzione di un'economia fondata sulla conoscenza. Notamos in cambio che in questi indicatori che sono enfatizzati quedan oscurecidos o velados otro tipo de indicadores que, como veremos, son centrales para una economía fundada sobre el conocimiento. Me refiero, por ejemplo, al rol estratégico desplegado por las instituciones y los servicios colectivos del welfare state en la génesis y en la reproducción de una economía fundada sobre el conocimiento. Insomma, uno dei limiti metodologici maggiori degli approcci mainstream è di dimenticare che il senso e la posta in gioco della congiuntura storica attuale non consiste nella semplice instaurazione di un'economia fondata sulla conoscenza, ma consiste invece in un'economia fondata sulla conoscenza, sottomessa e inquadrata dalle forme istituzionali e strutturali alla base della logica di accumulazione del capitale, ciò che è una cosa completamente differente. In sintesi, uno dei limiti metodologici maggiori de este tipo de aproximación mainstream es que olvida el sentido y la puesta en juego de la coyuntura histórica actual, la cual no consiste simplemente en la instauración de una economía fundada sobre el conocimiento. En cambio, consiste en una economía fundada sobre el conocimiento subsumida y encuadrada en las formas institucionales y estructurales que están a la base de la lógica de acumulación de capital, lo cual es una cosa bien distinta. Uno degli assi principali del programma di ricerca intorno alla tesi del capitalismo cognitivo è allora di condurre una critica dell'economia politica delle teorie dell'economia della conoscenza. Uno de los puntos importantes del programa de investigación en torno a la tesis del capitalismo cognitivo es de hecho poder hacer una crítica radical política de la teoría económica fundada en el conocimiento.
Questa prospettiva si traduce in un duplice rovesciamento sul piano concettuale e sul piano metodologico. Nuestra perspectiva se traduce así en un doble giro, en un plano concettuale e in un plano metodologico. Il primo rovesciamento sul piano concettuale può essere spiegato in questo modo. La nozione in colore di economia sfondata sulla conoscenza, simile alla nozione di mercato quando si parla di capitalismo per non parlarne, è rimpiazzata da quella di capitalismo cognitivo. Il primo giro che possiamo parlare sul piano concettuale tiene a che vedere con la nozione in colore di economia fondata sul conoscimento, simile a quando si parla di mercato per non parlare di capitalismo, lo quale è reemplazata ora per capitalismo cognitivo. Il concetto di capitalismo cognitivo si propone infatti di mettere in evidenza la dimensione storica e la dialettica conflittuale tra i due termini che compongono questo concetto, capitalismo più cognitivo. Il concetto di capitalismo cognitivo si propone, de hecho, poner en evidencia la dimensione storica e la dialettica conflittuale entre los dos términos que componen este concepto, capitalismo más cognitivo. Il termine capitalismo designa allora la permanenza nel cambiamento delle variabili fondamentali del modo di produzione capitalistico, in particolare il ruolo motore del profitto e la tendenza a trasformare l'insieme dei beni in un capitale in merci fittizie. Il termine capitalismo designa entonces la permanencia en el cambio de las variables fundamentales del modo de producción capitalista. En particular, el rol motor del beneficio y la tendencia a transformar el conjunto de los bienes en capital y en mercancías ficticias. Il termine cognitivo si propone invece di mettere in evidenza la nuova natura del lavoro, delle fonti del valore e del plusvalore, delle forme di proprietà, dei rapporti di sfruttamento sui quali poggia oggi l'accumulazione del capitale. El término cognitivo se propone, en cambio, poner en evidencia la nueva naturaleza del trabajo y de las fuentes de valor y de plusvalor, de las formas de la propiedad y de las relaciones de explotación sobre las cuales se apoya hoy la acumulación de capital. El concepto de capitalismo cognitivo se propone, dunque, anche di caratterizzare i conflitti e la natura nuova delle contraddizioni che questa trasformazione genera, e questo tanto sul piano dell'organizzazione del lavoro che su quello dell'antagonismo sempre più acuto tra il carattere sociale della produzione e il carattere privato dell'appropriazione. Il concetto di capitalismo cognitivo si propone entonces también caracterizar los conflictos y la naturaleza nueva de las contradicciones que esta transformación genera. Y esto tanto sobre el plano de la organización del trabajo como del antagonismo cada vez más fuerte entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. A questo proposito vorrei anche precisare subito un punto importante. Contrariamente a quanto può suggerire di primo acchito l'espressione capitalismo cognitivo, il termine cognitivo non è l'aggettivo di capitalismo. Esso fa invece riferimento alla dimensione sempre più immateriale e cognitiva del lavoro e del suo prodotto, di cui il capitalismo cognitivo cerca di appropriarsi. Con questo proposito querría precisar un punto para mí importante. Contrariamente a quanto puede sugerir a primera vista la expresión capitalismo cognitivo, el término cognitivo no es un adjetivo de capitalismo. Hace en cambio referencia a la dimensión cada vez más inmaterial y cognitiva del trabajo y de sus productos, de los cuales el capitalismo cognitivo busca apropiarse. Secondo rovesciamento, sul piano metodologico, l'approccio del capitalismo cognitivo fa in un certo senso ridiscendere la conoscenza dal mondo immaginario e pacificato della teoria economica in quello della dinamica storica concreta dei rapporti conflittuali di sapere e di potere che strutturano le trasformazioni della divisione del lavoro. El segundo giro sobre el plano metodológico es que este tipo de aproximación del capitalismo cognitivo hace en un cierto sentido reubicar el conocimiento del mundo imaginario y pacificado de la teoría económica en aquel mundo nuevo de la dinámica histórica concreta de las relaciones conflictuales de saberes y de poderes que estructuran las transformaciones históricas de la relación capital-trabajo.
Per meglio comprendere questo approccio è importante, secondo me, ricordare un insegnamento essenziale lasciatoci da Marx relativo alla natura del lavoro vivo. Para mejor comprender mi aproximación es importante recordar una enseñanza para mí esencial dejada por Marx relativa alla naturaleza del trabajo vivo. Faccio riferimento al modo in cui il lavoro, in quanto attività cognitiva, in quanto potenza coniugata del pensiero e dell'azione, è per certi aspetti l'essenza stessa dell'uomo, ciò che lo differenzia da tutti gli altri esseri viventi. Hago referencia al modo en el cual el trabajo, en tanto actividad cognitiva, en tanto potencia conjugada del pensamiento y de la acción, es, en ciertos aspectos, la esencia misma del hombre, esto es, la diferencia con todos los otros seres vivos. In quest'ottica, un punto teorico essenziale ci sembra essere dunque il seguente. Se la dimensione intellettuale cognitiva del lavoro è dunque l'essenza stessa dell'attività umana, tuttavia, questa coscienza e questa dimensione cognitiva del lavoro possono rivelarsi un ostacolo al controllo capitalistico del processo di produzione e dunque al processo di accumulazione. Desde esta óptica, un punto teórico esencial me parece que es el siguiente. Si la dimensión intelectual cognitiva del trabajo es entonces la esencia misma de la actividad humana, aún esta conciencia y esta dimensión cognitiva del trabajo puede revelarse como un obstáculo al control capitalista del proceso de producción e incluso del proceso de acumulación. In particolare, le conoscenze e i savoir-faire controllati dal lavoro possono essere la fonte per il capitale di un'incertezza strutturale relativa all'esecuzione del contratto di lavoro. In particolare, il conoscimento e il savoir-faire controllati por il lavoro possono essere la fonte per il capitale di un'incertezza strutturale relativa all'esecuzione del contratto di lavoro. L'acquisto e la vendita della forza lavoro, vale a dire il contratto di lavoro, riguardano infatti la messa a disposizione da parte del lavoratore di una quantità di tempo e non del lavoro effettivo dei salariati. La adquisizione e la vendita della forza di lavoro, vale a dire il contratto di lavoro, riguardano la puesta a disposizione por parte de los trabajadores di una cantidad de tiempo, pero no del trabajo efectivo de los asalariados. Semplificando all'estremo, è allora utile notare come teoricamente esistono due soluzioni possibili e opposte a questo dilemma per il capitale, anche se queste due soluzioni si sono sempre combinate in una certa proporzione. Semplificando all'estremo, è utile ora segnalare come teoricamente esistono due soluzioni possibili e opposte a questo dilemma por parte del capitale. También estas dos soluciones son siempre combinadas en una cierta medida y en una cierta proporción. La prima soluzione, che troverà in un certo senso il suo compimento nel taylorismo, consiste nel far passare il controllo della conoscenza produttiva nelle mani del capitale, espropriando i lavoratori dei loro saperi e prescrivendo in modo preciso le differenti mansioni nei tempi e nei modi operatori. Un cierto sentido de su cumplimiento, de su realización en el taylorismo, consiste en hacer pasar el control del conocimiento productivo a las manos del capital, expropiando a los trabajadores de sus saberes y prescribiendo en un modo preciso las diferentes tareas y los tiempos y los modos de los trabajadores. La segunda solución consiste essa nel dover accettare la dimensione cognitiva e dunque l'autonomia del lavoratore, il che implica non più di prescrivere il lavoro, ma in un certo senso di prescrivere la soggettività stessa dei lavoratori, affinché essi mettano volontariamente i loro servizi al servizio dell'impresa del capitale. La seconda soluzione consiste in accettare por parte del capitale la dimensione cognitiva e, portanto, l'autonomia dei lavoratori. Lo cual implica no tanto prescribir qué tipo de trabajo, sino un cierto sentido de prescripción de la subjetividad misma de los trabajadores, al punto que pongan ellos voluntariamente sus saberes al servicio de la empresa y del capital.
Torneremo su questo punto cruciale nell'analisi del passaggio dal fordismo al capitalismo cognitivo e dall'egemonia di una divisione tecnica alla divisione cognitiva del lavoro. Volveremo su questo punto cruciale nell'analisi del passaggio del fordismo al capitalismo cognitivo e il passaggio di un'egemonia della divisione tecnica alla divisione cognitiva del lavoro. Tuttavia possiamo comprendere sin d'ora in questa luce la posta in gioco centrale che attraversa tutta la storia del capitalismo, posta in gioco rappresentata dai rapporti di sapere e potere che si annodano intorno alla trasformazione sociale della produzione. E de este modo podemos comprender, de ahora en más y bajo esta luz, la puesta en juego central que atraviesa toda la historia del capitalismo, puesta en juego representada por las relaciones de saber y de poder que se anudan intorno alla trasformazione sociale della produzione. E questo per due ragioni principali. La prima ragione è la seguente: coloro che controllano i saperi produttivi, codificati e taciti, possono anche determinare in parte la quantità e la qualità e l'intensità del lavoro. La prima ragione è la seguente: aquello che controllano i saperi produttivi, codificati e taciti, pueden también determinar en parte la cualidad y la intensidad del trabajo. La segunda razón, per certi aspetti ancora più fondamentale, è che coloro che controllano i saperi produttivi, ciò che Marx chiamava le potenze intellettuali della produzione, possono anche aspirare a gestire la produzione, vale a dire a definire non solo l'organizzazione del lavoro, ma anche a determinare il senso e le finalità stesse di questa produzione. Rispondendo in questo modo alle questioni fondamentali dell'economia politica, ovvero come produrre, cosa produrre, per chi produrre, per soddisfare quali bisogni, in che modo, attraverso qual tipo di sistema di distribuzione della ricchezza. La seconda ragione, per certi aspetti aún más fondamentali, è aquello che controllano il saber produttivo, come Marx chiamava le potenze intellettuali della produzione, che pueden aspirar a gestionar la producción, vale decir, a definir no solo la organización del trabajo, sino también determinar el sentido y la finalidad misma de esta producción, respondiendo, en cierto modo, a las cuestiones fundamentales de la economía política, como ser, cómo producir, qué cosa producir, para quién producir, para satisfacer cuáles necesidades, de qué modo, a través de qué sistema de distribución de la riqueza. Notiamo anche a questa luce che il concetto di sfruttamento non si riduce solo all'estrazione del plusvalore, ma esso designa anche e soprattutto, direi sempre di più, l'alienazione del lavoro rispetto al senso e alla finalità della sua attività e quindi l'assenza di democrazia nell'organizzazione della produzione e delle sue finalità. Notamos bajo esta luz que el concepto de explotación no se reduce solo a la extracción de plusvalor, sino que designa también y sobre todo la alienación del trabajo respecto al sentido y a la finalidad de su actividad. Por lo tanto, a la forma de democracia en la organización de la producción y de su finalidad. Abbiamo qui la tendenza que Marx describe como el passaggio dalla sussunzione formale alla sussunzione reale del lavoro al capitale. Passaggio che si traduce in una forma particolare di sviluppo del capitale costante e della conoscenza. Tenemos aquí la tendencia que Marx describe como el pasaje de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo al capital. Pasaje que se traduce en una forma particular de desarrollo del capital costante y fijo y del conocimiento. Tuttavia questa tendenza, che troverà per molti aspetti una specie di realizzazione nel modello fordista, sarà sempre incompiuta e imperfetta. Infatti, un nuovo tipo di sapere tenderà incessantemente a ricostruirsi al livello più elevato dello sviluppo della divisione tecnica e sociale del lavoro, come mostra d'altronde, in seguito alla crisi del fordismo, il ritorno in forza della dimensione cognitiva del lavoro. Sin embargo, esta tendencia que encontrará por muchos aspectos una especie de realización en el modelo fordista será siempre incompleta e imperfecta. De hecho, un nuevo tipo de saber tenderá incesantemente a reconstituirse al nivel más alto del desarrollo de la división técnica y social del trabajo, como muestra
de manera evidente la crisis del fordismo y el retorno reforzado de la dimensión cognitiva del trabajo. Vengo dunque alla seconda parte, dedicata all'analisi che ci conduce dal capitalismo industriale al capitalismo cognitivo attraverso la crisi del modello fordista. E ora passo entonces alla seconda parte, dedicata al passaggio del capitalismo industriale al capitalismo cognitivo attraverso la crisi del modello fordista. La crisi del modello fordista, e con essa la crisi attuale che ne mostra il carattere in gran parte irrisolto, costituisce infatti, a nostro avviso, un livello superiore di grande crisi rispetto alle altre grandi crisi che hanno scandito la storia del capitalismo industriale. La crisi del modello fordista e con ella la crisi attuale che mostra il carattere aún in gran medida irresuelto corrisponde de hecho a nostra mirada di un livello superiore de las crisis mayores respecto a las otras grandes crisis que han caracterizado y marcado la historia del capitalismo industrial. La ragione si trova nel modo in cui la crisi del fordismo ha corrisposto alla rimessa in discussione di certi invarianti strutturali del capitalismo industriale in quanto sistema storico d'accumulazione e ha determinato, in particolare al tempo stesso, una crisi tendenziale della logica della sussunzione reale del processo di lavoro al capitale. La razón se encuentra en el modo bajo el cual la crisis del fordismo ha correspondido a la puesta en discusión de ciertas invariantes estructurales del capitalismo industrial mismo en cuanto sistema histórico de acumulación y ha determinado en particular y al mismo tiempo una crisis tendencial de la lógica de la subsunción real del proceso de trabajo al capital. Abbiamo qui l'apertura di una fase storica completamente nuova, relativa al rapporto capitale-lavoro e al ruolo della conoscenza nell'economia, caratterizzata da due rotture maggiori e strettamente intrecciate. Tenemos aquí la apertura de una fase histórica completamente nueva, relativa a la relación capital-trabajo y al rol del conocimiento en la economía, caratterizzata por dos rupturas mayores estrechamente vinculadas. La prima rottura riguarda l'esaurimento progressivo della sfera dei bisogni che il capitale può soddisfare attraverso le produzioni e il consumo di merci materiali privati. E questo a vantaggio dello sviluppo di produzioni e consumi collettivi, in particolare le produzioni dell'uomo per uomo, che hanno una duplice qualità. In primo luogo sono alla base di un'economia fondata sulla conoscenza. In secondo luogo, la loro gestione efficace è incompatibile con la razionalità della legge del valore. Il primer quiebre tiene que ver con el ensanchamiento progresivo de la esfera de las necesidades que el capital puede satisfacer a través de la producción y del consumo de mercancías materiales privadas. Y esto como ventaja del desarrollo de producción y de consumos colectivos, en particular la producción del hombre por el hombre, che tiene una doble qualità. Una doble qualità che sta alla base di un'economia fondata sul conoscimento. E in secondo luogo, su gestione efficace e incompatibile con la razionalità della legge del valore. Torneremo in seguito su questo punto, che è anche uno degli aspetti della tesi del divenire rendita del profitto. Volveremo in seguito su questo punto, che tiene che ver con uno de los aspectos del devenir renta del beneficio. La seconda dimensione è rappresentata dal ritorno in forza della dimensione cognitiva del lavoro, ritorno in forza che si incarna in particolare nella costituzione di un'intelligenza diffusa o di un'intelligenza collettiva. El segundo aspecto está representado sobre el retorno reforzado de la dimensión cognitiva del trabajo. Retorno reforzado que se encarna en particular la constitución de una intelectualidad difundida y de una inteligencia colectiva. Il tratto essenziale di questa mutazione si trova infatti nell'affermazione a livello delle imprese come della società di una nuova preponderanza qualitativa dei saperi vivi incorporati e mobilizzati dalla forza lavoro rispetto ai saperi morti incorporati nel capitale fisso nell'organizzazione manageriale dell'impresa. El rasgo esencial de esta mutación se encuentra de hecho en la afirmación a nivel tanto de la empresa como de la sociedad
de una nueva preponderancia cualitativa de los saberes vivos, incorporados y movilizados por el trabajo, respecto a los saberes muertos, incorporados por el capital fijo y en la organización managerial de la empresa. Ora, è proprio nell'affermazione dell'egemonia del sapere vivo del lavoro rispetto al sapere morto del capitale che si trova, a nostro avviso, l'ossatura centrale dell'ipotesi del capitalismo cognitivo. E questo, secondo un approccio, è importante insistere su questo punto, opposto alle interpretazioni che fanno del sapere un fattore di produzione indipendente dal capitale e dal lavoro. Entonces, en esta afirmación de la hegemonía de los saberes vivos respecto del saber muerto del capital, es que se encuentra, desde nuestro punto de vista, la osamenta principal de la hipótesis del capitalismo cognitivo, según la cual, desde este punto de vista, insistimos sobre este punto. Se opone a las interpretaciones que hacen del saber un factor de producción independiente del capital y del trabajo. Notiamo que uno degli elementi centrali della trasformazione della qualità della forza lavoro e delle stesse norme di produzione e di consumo si trova nella dinamica conflittuale che tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 ha indotto una formidabile espansione del salario sociale e dei servizi collettivi del welfare, al di là delle compatibilità del fordismo e della logica mercantile del capitale. Entonces notamos que uno de los elementos centrales de la transformación de la cualidad de la fuerza del trabajo y al mismo tiempo de las normas de producción y de consumo se encuentra en la dinámica conflictual que desde fines de los años 60 y los años 70 ha inducido a una formidable expansión del salario social y de los servicios colectivos del welfare y más allá de su compatibilidad del fordismo y de la lógica mercantil del capital. Questa evoluzione è stata spesso interpretata come un semplice fattore di crisi del fordismo, legato all'innalzamento dei costi sociali di riproduzione della forza lavoro. Esta evolución ha sido a menudo interpretada como un simple factor de crisis del fordismo, ligado al alzamiento de los costos sociales de reproducción de la fuerza del trabajo. Al contrario, possiamo noi oggi affermare a posteriori che essa ha posto e costruito alcune condizioni essenziali dello sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza e il ruolo chiave delle produzioni dell'uomo attraverso l'uomo. Al contrario, según entiendo, podemos hoy afirmar a posteriori che han sido ellas las que han puesto y construido algunas de las condiciones esenciales del desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento y el rol clave de la producción del hombre por el hombre. Torneremo subito su questo aspetto, ma prima vorrei precisare altri due punti essenziali al fine di caratterizzare in modo adeguato la natura e la genesi del nuovo capitalismo. Volveré enseguida sobre este aspecto, pero antes es necesario precisar otros dos puntos esenciales con el fin de caracterizar de manera adecuada la génesis y la naturaleza del nuevo capitalismo. El primo punto es que el factor esencial del decollo de una economía fundada sulla conoscenza si trova dunque nella potenza del lavoro vivo, ovvero nei fattori che hanno condotto alla formazione di un'intellettualità di produzione. El primer punto es que el factor esencial para el despegue de una economía fundada sobre el conocimiento se encuentra en la potencia del trabajo vivo, es decir, sobre los factores que han conducido a la formación de una intelectualidad difundida y de una inteligencia colectiva. Insomma, le basi dello sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza precedono e si oppongono, tanto dal punto di vista logico che dal punto di vista storico, alla formazione del capitalismo cognitivo. En síntesis, la base del desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento precede y se opone, tanto desde un punto de vista lógico como desde un punto de vista histórico, a la formación del capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo es, en este senso, el resultado de un proceso de reestructuración del capital, a través del cual este último cerca de absorber y de sottometer, spesso in modo parassitario alla sua logica, le condizioni collettive della produzione di conoscenza. E questo soffocando il potenziale di emancipazione iscritto in un'economia fondata sulla conoscenza
o meglio in quella che Marx ha chiamato la società del generale intelletto. Insomma, la base di un desarrollo de un desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento precede y se opone tanto desde un punto de vista lógico como desde un punto de vista histórico a la formación del capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo es, en este sentido, el resultado de un proceso de reestructuración del capital a través del cual este último intenta absorber y subsumir de manera frecuente, de manera parasitaria, a su propia lógica, las condiciones colectivas de la producción de conocimiento, sofocando el potencial de emancipación inscripto en una economía fundada sobre el conocimiento o aquello que Marx ha llamado la sociedad del general intelecto, del intelecto general. Del concetto di capitalismo cognitivo possiamo allora fornire una prima approssimazione, la definizione seguente. Del concepto de capitalismo cognitivo podemos entonces arrivare a una primera aproximación con la siguiente definición. Si tratta di un nuovo sistema storico d'accumulazione nel quale il valore produttivo del lavoro intellettuale e materiale diventa dominante e nel quale una parte crescente della produzione non poggia più su merci destinate al consumo individuale, ma su produzioni e consumi collettivi, materiali e immateriali, che assicurano la riproduzione di un'economia fondata sulla conoscenza, sfuggendo al tempo stesso alla razionalità economica del capitale. Definición de capitalismo cognitivo. Se trata de un sistema histórico de acumulación en el cual el valor productivo del trabajo intelectual e inmaterial deviene dominante y en el cual una parte creciente de la producción ya no se apoya sobre las mercancías destinadas al consumo individual, sino sobre la producción y los consumos colectivos materiales e inmateriales que aseguran la reproducción de una economía fundada sobre el conocimiento, escapando en gran parte a la racionalidad económica del capital. In questo quadro, la posta in gioco centrale della valorizzazione del capitale e delle forme di proprietà poggia allora direttamente sulla privatizzazione di queste condizioni collettive e sulla trasformazione della conoscenza stessa in una merce e in un capitale fittizio. En este cuadro, la puesta en juego central de la valorización del capital y de sus formas de propiedad se apoya directamente sobre la privatización de estas condiciones colectivas y sobre sus transformaciones del conocimiento mismo en una mercancía o en un capital ficticio. Il secondo punto che vorrei precisare è che, contrariamente alle teorie in termini di rivoluzione informatica, l'elemento principale della mutazione attuale del lavoro non può essere spiegato da un determinismo tecnologico fondato sul ruolo quasi esclusivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il secondo punto che voglio precisare è che, contrariamente alle teorie che parlano della rivoluzione informatica, l'elemento primordiale della mutazione attuale del lavoro non può essere spiegato da un determinismo tecnologico fundado sobre el rol quasi esclusivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Queste teorie della rivoluzione informatica dimenticano infatti un elemento essenziale. Le nuove tecnologie non possono correttamente funzionare che grazie a un sapere vivo, capace di metterle in opera, in quanto è la conoscenza che governa il trattamento dell'informazione, informazione che altrimenti è una risorsa sterile, come lo è il capitale senza il lavoro. En estas teorías de la revolución informática, ellas olvidan un elemento esencial, y es que estas nuevas tecnologías no pueden funcionar correctamente sino gracias a un saber vivo, capaces de ponerlas en acto, en cuanto el conocimiento que gobierna el tratamiento de la información, información que de otra manera se queda como un recurso estéril, come lo è il capitale senza lavoro. In sintesi, si può dire che tre evoluzioni principali permettono di illustrare al tempo stesso l'importanza della trasformazione attuale del rapporto capitale-lavoro e la contraddizione tra la logica del capitalismo cognitivo e le condizioni dello sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza. En síntesis, se puede decir que son tres las evoluciones principales que permiten ilustrar al mismo tiempo la importancia de las transformaciones
actuales, perdón, de la relación capital-trabajo y la contradicción entre la lógica del capitalismo cognitivo y las condiciones de desarrollo de una economía fundada sobre el conocimiento. La prima evoluzione riguarda l'interpretazione di un fatto stilizzato, spesso evocato dalle teorie di un'economia fondata sulla conoscenza. La prima evoluzione tiene que ver con la interpretación de un hecho estilizado que a menudo se evoca tanto por parte de la teoría de la economía fundada sobre el conocimiento. Faccio riferimento alla dinamica storica attraverso la quale la parte del capitale cosiddetto intangibile, ricerca e sviluppo, ma soprattutto istruzione, formazione e sanità, avrebbe superato a partire dalla metà degli anni 70 negli Stati Uniti, un po' più tardi in Europa, la parte del capitale materiale, dello stock globale di capitale, diventando il fattore principale della crescita. Hago referencia a la dinámica histórica a través de la cual la parte del capital intangible, esto es, investigación y desarrollo, pero sobre todo instrucción, formación, salud, ha superado a partir de la mitad de los años 70 en los Estados Unidos y un poco más tarde en Europa, a la parte del capital material, aquel que está en el stock global real de capital. Y ha devenido entonces el factor fundamental del crecimiento. Più precisamente, l'interpretazione di questa prima evoluzione ha tre significati principali, strettamente correlati ma sistematicamente occultati dalle teorie mainstream. Ma precisamente l'interpretazione di questa evoluzione tiene tre significati principali che stanno strettamente articolati però sistematicamente occultati con le teorie mainstream. Il primo significato è che la tendenza all'innalzamento della parte del capitale cosiddetto intangibile è strettamente connessa alla formazione di un'intellettualità diffusa. E quest'ultima, infatti, che spiega la parte la più significativa dell'aumento del cosiddetto capitale intangibile. Il primo significato è che la tendenza all'alzamento della parte del capitale, così chiamato intangibile, sta strettamente connessa alla formazione di aquello che possiamo definire come un'intellettualità diffusa o un'intelligenza collettiva. Es esta última, de hecho, la que explica la parte más significativa del aumento del así llamado capital intangible. Il secondo significato è che il cosiddetto capitale intangibile è dunque essenzialmente incorporato negli uomini, nella loro forza lavoro, e corrisponde dunque alle qualità intellettuali e creatrici incorporate nel lavoro e non nel capitale. El segundo significado es que el así llamado capital intangible es entonces incorporado esencialmente en los hombres, en su fuerza de trabajo, y corresponde, por lo tanto, a sus cualidades intelectuales y creativas incorporados en el trabajo y no en el capital. Ne consegue que el concepto de capital inmateriale es dunque en gran parte un sintomo de la crisis de la stessa categoría de capitale costante. Così come questa si era affermata con il capitalismo industriale, dove il capitale costante si presentava, come aveva mostrato Marx, come del lavoro morto, cristallizzato nelle macchine, che imponeva al lavoro vivo la sua dominazione. Se si è detto che il concetto di capitale immateriale è entonces, in gran parte, un sintomo della crisi misma della categoria di capitale costante, così come questa era affermata nel capitalismo industriale, donde capital constante se presentaba, como había mostrado Marx, como el trabajo muerto, cristalizado en las máquinas, los cuales imponían al trabajo vivo su dominio. Notiamo que esta dimensión es anche importante para comprender alcune de las causas principales all'origine del proceso de financiarización y de la apertura de la crisis actual. Notamos entonces que estas dimensiones son también importantes para comprender algunas de las causas principales que están en el origen del proceso de financiarización y de la apertura de la crisis actual. La noción de capital inmateriale corresponde, infatti, da molteplici punti di vista, a un vero e proprio simbolo. ¿Por qué uno simbolo? La noción de capital inmaterial, de hecho, corresponde, bajo varios puntos de vista, a un verdadero oxímono. ¿Por qué un oxímono? In quanto, malgrado la torsione introdotta da termini quali capitale intellettuale,
capitale intangibile. Tale capitale immateriale corrisponde essenzialmente all'intelligenza collettiva, cioè a quello, per usare le parole di Tronti, che potremmo chiamare il lavoro vivo come non capitale. A pesar de las torsiones introducidas por los términos como capital intelectual o capital intangible, tal capital inmaterial corresponde esencialmente a la inteligencia colectiva, aquello que, para usar la expresión de Tronti, podemos llamar el trabajo vivo como lo otro del capital, como no capital. Tale capitale sfugge quindi in gran parte a qualsiasi misura oggettiva, a differenza del capitale materiale. Tal capital escapa entonces en gran parte a cualquier medida objetiva, a diferencia del capital material. Ciò contribuisce a spiegare perché il valore borsistico di questo capitale, che rappresenta oggi l'85% come minimo della capitalizzazione borsistica, è essenzialmente fittizio e si trova sottomesso a delle fluttuazioni di grande ampiezza. E ciò nella misura stessa in cui non corrisponde neanche a un duplicato del capitale reale, ma dipende quasi esclusivamente dalle convenzioni che si formano sui mercati finanziari. Questo contribuisce a spiegare che il valore unitario di questo capitale è es essenzialmente fittizio e si encuentra subsumido a las fluctuaciones de gran amplitud, a grandes fluctuaciones. Esto es en la medida misma en la cual no corresponde tampoco a una duplicación del capital real, sino que depende casi exclusivamente de las convenciones que se forman sobre los mercados financieros. Insomma, la dinámica del capitalismo cognitivo, caratterizzata dalla successione di crisi sempre più gravi, non è il semplice prodotto di una cattiva regolazione della finanza. Essa esprime invece soprattutto, come lo sottolineava Gorz, la difficoltà intrinseca a far funzionare il capitale immateriale come un capitale e il capitalismo cognitivo come un capitalismo. In sintesi, la dinamica del capitalismo cognitivo, caratterizzato por la sucesión de crisis cada vez más graves, non è semplicemente il prodotto di una mala regolazione della finanza. Il terzo significato è che, contrariamente a un'idea diffusa, le principali istituzioni di un'economia fondata sulla conoscenza non sono riducibili ai laboratori privati di ricerca e sviluppo delle grandi imprese. Il terzo significato è che, contrariamente a un'idea che fu molto diffusa, è che le principali istituzioni di un'economia fondata sul conoscimento non si possono ridurre a los trabajadores privados de la investigación y del desarrollo de las grandes empresas. Le istituzioni che svolgono un ruolo motore sono invece quelle che possiamo chiamare le produzioni collettive dell'uomo per l'uomo, che tradizionalmente, almeno in Europa, sono fornite dalle istituzioni comuni del welfare, secondo una logica non mercantile. Las instituciones que despliegan el rol motor son, en cambio, aquellas que podemos llamar de producción colectiva del hombre por el hombre, aquellas que tradicionalmente, al menos en Europa, tienen que ver con las instituciones comunes del welfare state, según una lógica no mercantil. Questo elemento è sistematicamente omesso dagli economisti mainstream e questa omissione è tanto più significativa nel contesto della crisi attuale del debito sovrano e delle politiche di austerità e di privatizzazione condotte in suo nome. Este elemento es sistemáticamente omitido por los economistas mainstream y esta omisión es tanto más significativa en el contexto actual de la crisis de la deuda soberana y de las políticas de austeridad y de privatización conducidas en su nombre. La spiegazione di questa occultazione è legata al ruolo strategico che riveste sempre più per la valorizzazione del capitale il controllo biopolitico e la colonizzazione mercantile delle istituzioni del welfare. E questo per due ragioni centrali. La explicación de este ocultamiento está ligado al rol estratégico que reviste cada vez más la valorización del capital, el rol estratégico que reviste la valorización del capital, el control biopolítico y la colonización mercantil de las instituciones del welfare. Esto por dos razones. La prima ragione è che salute, istruzione, formazione e cultura strutturano non solo i modi di vita, ma costituiscono anche i pilastri della regolazione e dell'orientamento di un'economia fondata sulla conoscenza, di questa economia fondata sulla conoscenza di cui si nutre il capitalismo produttivo.
La primera razón es que la salud, la instrucción, la formación y la cultura estructuran hoy no solo modos de vida, sino que constituyen los pilares mismos de la regulación y de la orientación de una economía fundada sobre el conocimiento, una economía de la cual se nutre hoy el capitalismo cognitivo. La seconda ragione è che nei paesi a capitalismo avanzato, a fronte di tendenze stagnazionistiche ormai recessive, i rari settori in cui nel contesto stesso della crisi si registra una crescita costante della domanda, o perlomeno essa non crolla, sono proprio quelli della salute e dell'istruzione. La seconda ragione, in los paesi del capitalismo avanzato, tiene que ver con la fuerte tendencia estancacionista. Hoy recesiva, en sectores en los cuales, en el contexto mismo de la crisis, se registra un crecimiento constante de la demanda social, o por lo menos no para, sino que son vinculadas propiamente a la salud y a la instrucción. Son estos factores, y no los pretesi costi o ineficiencia del welfare, che permettono di spiegare la pressione straordinaria esercitata dal capitale per privatizzare i servizi collettivi e subordinarli alla logica del new public management. Son estos factores y no los pretendidos costos o ineficiencias del welfare los que permiten explicar la presión extraordinaria ejercida por el capital para privatizar los servicios colectivos del welfare o subordinarlos a la lógica del new public management. Certo, l'estensione della logica mercantile in questi settori è teoricamente possibile. Tuttavia, salute, istruzione e ricerca corrispondono a attività che non possono essere sottomesse alla razionalità economica del capitale, se non al prezzo di ineguaglianze insostenibili, di una rarefazione artificiale delle risorse e di una drastica riduzione dell'efficacia sociale di queste produzioni. Por cierto, la extensión de la lógica mercantil en estos sectores es teóricamente posible, todavía en la salud, en la instrucción, en la investigación, y corresponden a actividades que no pueden ser subsumidas a la racionalidad económica del capital, sino al precio de desigualdades insostenibles, o una rarefacción artificial de los recursos y una drástica reducción de la eficacia social de estas producciones. Ne risulterebbe un calo ineluttabile della qualità e della quantità del cosiddetto capitale immateriale, che come abbiamo visto costituisce ormai il fattore chiave dello sviluppo delle forze produttive nel capitalismo cognitivo. Risulterebbe una caída ineluttabile della qualità e della quantità del así llamado capital inmaterial, che come abbiamo visto costituisce oggi il fattore chiave del desarrollo delle forze produttive del capitalismo cognitivo. Abbiamo qui una delle manifestazioni più significative della crisi della razionalità della legge del valore, e questo tanto sul piano dell'organizzazione della produzione che del primato del valore di scambio come mezzo per soddisfare i bisogni. Tenemos aquí una de las manifestaciones más significativas de la crisis de la racionalidad de la ley del valor, y en tanto sobre el plano de la organización de la producción como del primado del valor de cambio como medio para satisfacer las necesidades. Due principali argomenti permettono di corroborare questa tesi. Dos principales argumentos nos permiten corroborar esta tesis. Il primo argomento è legato al carattere intrinsecamente cognitivo, interattivo e affettivo di queste attività, attività nelle quali il lavoro non consiste nell'agire sulla materia inanimata, ma sull'uomo stesso in una coproduzione di servizi. Un primer argumento tiene que ver con el carácter intrínsecamente cognitivo, interactivo y afectivo de esta actividad, actividad en la cual el trabajo ya no consiste en actuar sobre la materia inanimada, sino sobre el hombre mismo en una relación de coproducción de servicios. In effetti, sul piano della produzione e dei criteri di efficienza, queste attività sfuggono alla razionalità economica del capitale, che si fonda, occorre ricordarlo, su una concezione essenzialmente quantitativa della produttività, una concezione che può essere sintetizzata attraverso una formula lapidaria: produrre sempre più con una quantità minore di lavoro e di capitale, al fine di ridurre in questo modo i costi e aumentare i profitti. In effetti, sobre il piano della produzione e dei criteri di efficienza, questa attività escapa alla razionalità economica del capitale,
que, recordémoslo, se funda sobre una concepción esencialmente cuantitativa de la productividad, una concepción que puede ser sintetizada a través de una fórmula lapidaria. Producir siempre más con una cantidad menor de trabajo y de capital a fin de reducir de esta manera los costos y de aumentar de manera paralela los beneficios. Certo, questo tipo di razionalità ha senza dubbio dato prova di una certa efficacia nelle produzioni di merci materiali standardizzate, permettendo, per esempio durante la crescita fordista, di produrre una massa crescente di merci con sempre meno lavoro e quindi con dei prezzi e dei costi anch'essi decrescenti, soddisfacendo in questo modo una massa crescente di bisogni, poco importa se veri o superflui. Por cierto, este tipo de racionalidad, sin duda, ha provocado una cierta eficacia en la producción de mercancías materiales estandarizadas, permitiendo durante el crecimiento fordista producir una masa creciente de mercancías con cada vez menos trabajo, con el objetivo de bajar los costos y los precios y satisfaciendo de esta manera una masa importante de necesidades, poco importa si auténticas o superfluas. Tuttavia i servizi del welfare, le produzioni dell'uomo per l'uomo, obbediscono a una razionalità produttiva completamente differente rispetto a quella del capitale. E questo per due ragioni principali. Sin embargo, los servicios del welfare, la producción del hombre por el hombre, obedecen a una racionalidad productiva completamente diferente rispetto a quella del capitale. E esto por due ragioni principali. Da un lato, nell'attività del lavoro, nel prodotto, che l'uomo stesso, possono essere realmente standardizzati. D'altra parte, in queste attività, l'efficacia in termini di risultato dipende da tutta una serie di variabili qualitative, legate alla comunicazione, alla densità delle relazioni umane, alla cura disinteressata, quindi alla disponibilità di tempo per l'altro, che la razionalità aziendale sarebbe incapace di integrare se non come dei costi e dei tempi morti improduttivi. La seconda ragione è che in questa attività l'efficacia in termini di risultato dipende da tutta una serie di variabili qualitative legate alla comunicazione, alla densità delle relazioni umane, al cuidado desinteresado e, portanto, alla disponibilità di tempo per l'altro, che la razionalità empresarial o del New Public Management sarebbe incapace di integrare se non come costos e tempi morti improduttivi. Il tentativo di elevare la redditività e la produttività di questa attività non può dunque essere effettuata che a detrimento della loro qualità e dunque della loro efficacia sociale. E l'intento di elevare il rendimento e la produttività di questo tipo di attività non può effettuarsi sino in detrimento della sua propria qualità e, portanto, della sua efficacia sociale. Il secondo argomento, come detto, è legato alle distorsioni profonde che l'applicazione del principio della domanda assolvibile introdurrebbe nell'allocazione delle risorse e nel diritto all'accesso di questi beni, determinando una drastica riduzione della quantità e della qualità della forza lavoro. Il secondo argomento, come detto, sta legato alle distorsioni profonde che l'applicazione del principio della domanda assolvibile introduce nel lugar dei recursos e nel diritto all'accesso a estos bienes comunes, determinando una drastica riduzione della quantità e della qualità della forza di lavoro. Notiamo che anche da questo punto di vista si manifesta la logica del divenire rendita del profitto, nelle sue due espressioni principali. In primo luogo, il capitale non svolge più alcuna funzione necessaria nell'organizzazione della produzione, che poggia su una cooperazione autonoma del lavoro. In secondo luogo, l'integrazione, la sussunzione alla logica delle merci di questa attività non si traduce in una crescita della produzione, ma in una rarefazione di risorse. Notiamo che anche da questo punto di vista si manifiesta la logica del devenir renta della ganancia in sue due espressioni principali. Uno, il capitale già non opera nessuna funzione necessaria nell'organizzazione della produzione, que se apoya ahora sobre una cooperación autónoma del trabajo, y dos, la integración de la subsunción mercantil de estas actividades a la ganancia no se traduce en un crecimiento de la producción, sino en la creación de una nueva escasez.
È qui che si apre, a nostro avviso, una contraddizione maggiore, un conflitto centrale tra la strategia neoliberista di privatizzazione delle produzioni dell'uomo per l'uomo e un progetto di società alternativa fondato sulla risocializzazione dell'economia e sulla riappropriazione democratica delle istituzioni del welfare. Es aquí que se abre, desde nuestro punto de vista, una contradicción mayor, un conflicto central entre la estrategia neoliberal de privatización de las producciones del hombre por el hombre y un proyecto de sociedad alternativa fundado sobre la resocialización de la economía y su reapropiación democrática de las instituciones del welfare. La seconda evoluzione è legata al passaggio dall'egemonia di una divisione tecnica tayloristica del lavoro a una divisione cognitiva del lavoro. La seconda evoluzione sta vinculata al passaggio dell'egemonia di una divisione tecnica taylorista del lavoro a una divisione cognitiva. In questo passaggio da una divisione tecnica a una divisione cognitiva del lavoro, l'organizzazione delle attività produttive dipende sempre meno dalla scomposizione tecnica della produzione, del lavoro, in mansioni elementari e ripetitive, e caratterizzate da un debole livello di autonomia. In questo passaggio di una divisione tecnica a una divisione cognitiva del lavoro, l'organizzazione dell'attività produttiva dipende cada vez menos della composizione tecnica della produzione del lavoro in tareas elementari e ripetitive e caratterizzate da un livello debole di autonomia del proprio lavoro. Essa si fonda invece sempre più sulla polivalenza e la complementarità di diversi blocchi di sapere che i lavoratori mobilizzano collettivamente per realizzare un progetto produttivo o adattarsi a una dinamica di cambiamento continuo. Si fonda il cambio cada vez más sobre la polivalencia y la complementariedad de los diversos bloques de saber que los trabajadores movilizan colectivamente para realizar un proyecto productivo y adaptarse a una dinámica de cambio continuo. Occorre notare come questa evoluzione, legata alla crescita della dimensione cognitiva del lavoro, induce inoltre una duplice destabilizzazione dei principi canonici che regolavano il rapporto salariale, i dispositivi di controllo del lavoro durante l'epoca fordista. Perché? Hay que notar cómo esta evolución, ligada al crecimiento de la dimensión cognitiva del trabajo, induce a una doble desestabilización de los principios canónicos que regulaban la relación salarial y los dispositivos de control del trabajo durante el capitalismo industrial. ¿Por qué? Da un lato, infatti, nelle attività intensive in conoscenza, dove il prodotto del lavoro prende una forma eminentemente immateriale, assistiamo alla rimessa in discussione di una delle condizioni primordiali del contratto di lavoro, cioè la rinuncia da parte dei lavoratori, in cambio del salario, a ogni rivendicazione sulla proprietà del prodotto del loro lavoro. Por un lado, de hecho, en las actividades intensivas en conocimiento, donde el producto del trabajo toma una forma eminentemente inmaterial, asistimos a una puesta en discusión de las condiciones primordiales del contrato de trabajo, esto es, la renuncia por parte de los trabajadores a cambio del salario a toda reivindicación de la propiedad del producto de su trabajo. In attività come ad esempio la ricerca o la produzione di software, il lavoro non si cristallizza più in un prodotto materiale separato dal lavoro stesso. Il prodotto resta incorporato nel cervello del lavoratore e di conseguenza è indissociabile dalla sua persona. In attività come, per esempio, l'investigazione o la produzione di software, il lavoro non si cristallizza più in un prodotto materiale separato dal lavoratore. Il prodotto queda incorporato nel cervello del lavoratore e, per lo tanto, si vuole indissociabile della sua propria persona. Questo elemento contribuisce tra l'altro a spiegare la pressione esercitata al sistema delle imprese per ottenere una trasformazione, un rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale al fine di appropriarsi delle conoscenze prodotte dal lavoro e di bloccare i meccanismi di circolazione delle conoscenze. Este elemento contribuye, entre otras cosas, a explicar la presión ejercida por el sistema de las empresas por obtener una transformación y un reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual con el fin de apropiarse del conocimiento producido por el trabajo y de bloquear los mecanismos que permitirían su circulación.
Dall'altro lato, la delimitazione precisa e unità sincronica del tempo e del luogo della prestazione del lavoro, che strutturavano la norma fordista, si trovano anch'esse profondamente modificate. Por otro lado, la delimitación precisa y la unidad sincrónica del tiempo, del lugar, de las prestaciones de los trabajadores que estructuraban la norma fordista del contrato salarial se encuentran también profundamente modificadas. Questa distabilizzazione intacca al tempo stesso i meccanismi di controllo del sapere e di estrazione del plusvalore con cui il taylorismo aveva pensato di poter eliminare quasi un'incertezza sull'esecuzione del contratto di lavoro. Esta desestabilización ataca al mismo tiempo los mecanismos de control del saber y de extracción del plusvalor, bajo los cuales el taylorismo había pensado poder eliminar casi toda incerteza sobre la ejecución del contrato del trabajo. Infatti, nella misura stessa in cui il lavoro diviene sempre più immateriale e cognitivo, esso non può essere più ridotto a un semplice dispendio di energia effettuato in un tempo determinato. De hecho, la medida en la cual el trabajo deviene cada vez más inmaterial y cognitivo, este no puede ser reducido simplemente a un gasto de energía efectuado en un tiempo determinado. Ben più, quasi per essenza, il lavoro cognitivo è la combinazione complessa di un'attività intellettuale di riflessione, di produzione, di scambio di saperi, che si effettua sia a monte e al di fuori che nel quadro del tempo ufficiale di lavoro. Por ejemplo, casi por esencia, el trabajo cognitivo es la combinación compleja de una actividad intelectual de reflexión y de producción que se efectúa por encima y más allá del cuadro de tiempo oficial de trabajo. In questo contesto, il capitale allora costretto a riconoscere al lavoro un'autonomia crescente nell'organizzazione della produzione, anche se questa autonomia si limita alla scelta dei mezzi per realizzare degli obiettivi eterodeterminati dalla direzione dell'impresa. In questo contesto, il capitale è ora costretto a riconoscere al lavoro un'autonomia crescente nell'organizzazione della produzione, incluso se questa autonomia si limita alla elezione dei mezzi per realizzare gli obiettivi eterodeterminati per la direzione dell'impresa. Il vecchio dilemma che riguarda l'esecuzione del contratto di lavoro riappare così in forme nuove. Il capitale è diventato non solo nuovamente dipendente dai saperi dei salariati, ma deve ottenere una mobilitazione e un'implicazione attiva dell'insieme delle conoscenze e dei tempi di vita dei lavoratori. Il vecchio dilemma che guardava l'esecuzione del contratto di lavoro riapparece ora di maniera nuova. El capital está obligado y deviene no solo dependiente de los saberes de los trabajadores, sino que ahora debe obtener una movilización y una implicación activa por parte del conjunto de sus conocimientos y de su tiempo de vida de los trabajadores asalariados. Esta nueva situación, legada a la crescita en potencia de la dimensión cognitiva del lavoro, contribuisce a spiegare perché il capitale ha spinto verso due evoluzioni maggiori della regolazione del rapporto salariale. In questa nuova situazione, legare al crescimento della potenza della dimensione cognitiva del lavoro è lo che ci aiuta a spiegare perché il capitale si è visto impugnato hacia due evoluzioni maggiori della relazione salariale. Da un lato, a livello macroeconomico e sociale, le vecchie garanzie assicurate dal rapporto salariale fordista, in termini di sicurezza dell'impiego e di protezione sociale, appaiono ormai come altrettanti fattori di rigidità e di disincentivazione al lavoro. Por un lado, a livello macroeconomico e sociale, de hecho, las viejas garantías de aseguramiento de la relación salarial fordista en términos de seguridad del empleo y de protección social aparecen hoy como otros factores de rigidez y de desincentivación del trabajo. Ciò contribuisce a spiegare la pressione del padronato per ottenere una flessibilità crescente delle condizioni di remunerazione e di impiego. E questo al fine di ottenere, sotto l'accentuazione del vincolo alla precarietà, una mobilitazione e un'implicazione attiva dei lavoratori. Esto contribuye a explicar la presión de la patronal por obtener una flexibilidad creciente de las condiciones de remuneración del trabajo. Y esto con el fin de obtener, bajo la acentuación del vínculo de la precariedad,
una movilización y una implicación activa de los trabajadores asalariados. Saremmo così di fronte, per queste ragioni, al passaggio dalla vecchia coppia garanzia dell'impiego, lavoro prescritto e poco qualificato, che caratterizzava il modello fordista, una nuova coppia caratterizzata dal modo in cui la crescita delle qualificazioni e delle competenze richieste ai lavoratori va oggi di pari passo con il processo di precarizzazione e il fenomeno del declassamento. Nos vemos ahora de frente, por estas razones, al pasaje de una pareja constituida por el trabajo garantizado y el trabajo prescripto y poco cualificado que caracterizaba el modelo fordista a una nueva pareja, caracterizada por el modo en el cual el crecimiento de las cualificaciones y de las competencias requeridas por los trabajadores asalariados va hoy al mismo nivel de la precarización del empleo y el fenómeno del desclasamiento. Con il concetto di declassamento si intende un processo di devalorizzazione crescente delle condizioni di impiego e di remunerazione rispetto alle qualificazioni certificate dal diploma e alle conoscenze effettivamente mobilizzate dai lavoratori nel processo di lavoro. Con questo concetto di declassamento mi riferisco al processo di devalorizzazione crescente delle condizioni di impiego e di remunerazione referidas a las cualificaciones certificadas por diplomas o por títulos de estudios y al conocimiento efectivamente inmovilizado por los trabajadores en el proceso de trabajo. La seconda evoluzione riguarda più direttamente le pratiche di gestione delle risorse umane a livello dell'impresa. El segundo cambio tiene que ver directamente con la práctica de gestión de los recursos humanos a nivel de la empresa. In questo contesto, infatti, come per la creazione di valore, i dispositivi stessi di controllo del lavoro si spostano anch'essi sempre più a monte e a valle dell'atto produttivo diretto. In questo contesto, de hecho, come per la creazione di valore, i dispositivi mismos di controllo del lavoro si appoggiano cada vez más e más allá dell'atto produttivo diretto. In un certo senso, la prescrizione delle mansioni cede il posto alla prescrizione della soggettività e dell'obbligo al risultato. In un certo senso, la prescrizione di tareas cede il lugar alla prescrizione di una soggettività e dell'obbligazione che di essa risulta. Il lavoro in questo quadro deve allora farsi sempre più carico dello stesso compito di trovare i mezzi per realizzare degli obiettivi eterodeterminati, cioè fissati dalla direzione dell'impresa. Il lavoro di questa maniera deve essere cada vez più cargo della propria obbligazione di encontrare i mezzi per realizzare gli obiettivi eterodeterminati, es decir, fijati por la direzione dell'impresa. Questa logica può condurre molto spesso, se si pensa che solo in Francia nel 2011 sono stati recensiti più di 301 suicidi direttamente legati a delle questioni di lavoro, a quello che si chiama il management attraverso lo stress. Esta logica puede conducir, como de hecho pasó en Francia, que si se piensa que solo en el año 2011 se han registrado más de 300 suicidios vinculados a la cuestión del trabajo, a aquello que se llama el management a través del estrés. In questo quadro, i nuovi metodi di gestione del lavoro sono spesso associati e rinforzati da la fissazione di obiettivi deliberatamente irrealizzabili e da ingiunzioni paradossali, al fine di spingere i lavoratori a un adattamento totale agli obiettivi dell'impresa, interiorizzando al tempo stesso, come una colpa, l'incapacità di realizzarli pienamente. In questo quadro, i nuovi metodi di gestione del lavoro sono frequentemente associati e rinforzati por la fijación de objetivos deliberadamente irrealistas y a la instrucción paradojal de empujar a los trabajadores a una adaptación total a los objetivos de la empresa, interiorizando al mismo tiempo como una culpa la incapacidad de realizarlos plenamente. Ne risulta al tempo stesso un'individualizzazione del rapporto salariale che aliena la soggettività e una destabilizzazione dei gruppi di lavoro che contraddice i meccanismi che assicurerebbero le forme più efficaci di organizzazione del lavoro cognitivo.
Esto resulta al mismo tiempo una individualización de la relación salarial que aliena la subjetividad y que desestabiliza los grupos de trabajo, que contradice los mecanismos que aseguran de forma más eficaz la organización del trabajo cognitivo. Abbiamo qui un'altra espressione della contraddizione tra la logica del capitalismo cognitivo e quella di un'economia fondata sulla conoscenza. Tenemos aquí otra expresión de la contradicción entre la lógica del capitalismo cognitivo y aquella de una economía fundada sobre el conocimiento. Per concludere, la terza evoluzione riguarda il modo in cui il capitalismo cognitivo va di pari passo con una formidabile estensione e rafforzamento del sistema dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare dei brevetti. E per concludere, la terza evoluzione tiene che ver con il modo in cui il capitalismo cognitivo va cada vez más hacia una formidabile estensione y rinforzamento del sistema dei diritti di proprietà intellettuale. La ragione principale di questa evoluzione rinvia, sintetizzando all'estremo, al modo in cui, per molti beni immateriali intensivi in conoscenza, si fondano su un tempo di lavoro diretto necessario alla loro produzione estremamente breve, ciò che rischierebbe di condurre a una drastica riduzione del valore monetario della produzione e quindi dei profitti que son asociados a este valor monetario. La razón principal de esta evolución reenvía, sintetizando al extremo, al modo bajo el cual muchos bienes inmateriales intensivos en conocimiento se fundan hoy sobre un tiempo de trabajo directo necesario a su propia producción extremadamente breve, lo cual conduce a una drástica reducción del valor monetario de la producción cuando, tanto cuanto de sus beneficios e a los beneficios que está asociado a ese valor monetario. In questo quadro, la soluzione ricercata dal capitale è allora di estendere, innalzare i diritti di proprietà intellettuale, rompendo le stesse frontiere tra invenzione e scoperta, al fine di prelevare delle rendite di monopolio. En este cuadro, la soluzione encontrada con el capital es ahora extender y intensificar los derechos de propiedad intelectual, rompiendo la propia frontera entre invención y descubrimiento, con el objetivo de hacer prevalecer la renta del monopolio. Notiamo che questa strategia corrisponde a una situazione che per certi aspetti contraddice i principi stessi sui quali i padri fondatori dell'economia politica avevano giustificato teoricamente la proprietà privata come uno strumento di lotta contro la scarsità. Notamos que en esta estrategia hay una situación que en ciertos aspectos contradice los principios mismos sobre los cuales los padres fundadores de la economía política han justificado teóricamente la propiedad privada como un instrumento de lucha contra la escasez. Infatti, è ormai la stessa creazione della proprietà, in particolare quella immateriale, che genera la scarsità. De hecho, es hoy la misma creación de la propiedad, en particular de la propiedad inmaterial, lo que genera escasez. Si tratta di ciò che Marx, ma al limite anche un Ricardo, qualificherebbe come una modalità artificiale per mantenere il primato artificiale del valore di scambio contro la ricchezza, ricchezza che si fonda sull'abbondanza, sul valore d'uso e quindi in ultima istanza sulla gratuità. Gratuita. Se tratta di lo che dijo Marx e incluso un Ricardo cuando calificaban como una modalidad artificial mantener el primado artificial del valor de cambio contra la riqueza, riqueza que se funda sobre la abundancia, sobre el valor de uso, por lo tanto, en última instancia, sobre la gratuidad. Questa dissociazione tra la logica del valore e quella della ricchezza che caratterizza il capitalismo cognitivo trova forse una delle sue espressioni più eclatanti nel tentativo di sottoporre le stesse attività di ricerca alla logica della merce del profitto. E questo al fine di far saltare sempre più, come abbiamo detto, la distinzione fra scoperta e invenzione. Questa dissociazione tra la logica del valore e la logica della ricchezza che caratterizza il capitalismo cognitivo encuentra tal vez su máxima expresión en el intento de subsumir la misma actividad de investigación a la lógica mercantil y del beneficio. Esto con el objetivo de hacer saltar, como hemos recordado, la distinción entre descubrimiento e invención.
Notiamo infatti che la logica di privatizzazione del sapere si oppone anche da un punto di vista strettamente economico alle condizioni suscettibili di rendere, di garantire i meccanismi sociali più efficaci della ricerca e della produzione di nuove idee e conoscenze. Notamos entonces que la lógica de privatización del conocimiento se opone, desde un punto de vista estrictamente económico, a las condiciones susceptibles de garantizar los mecanismos sociales más eficaces de la investigación y de la producción de ideas nuevas y de conocimiento. Per comprendere questo nodo cruciale, basta ricordare il modo in cui la conoscenza ha delle proprietà particolari, della proprietà che la differenziano dagli altri beni materiali. Para comprender bien este punto crucial, basta recordar el modo en el cual el conocimiento tiene una propiedad particular, una propiedad que la diferencia de otros tipos de bienes materiales. Queste proprietà corrispondono a ciò che nella teoria economica si chiama il carattere non rivale, non escludibile e cumulativo della conoscenza. Esta propiedad corresponde a aquello en lo cual la teoría económica se llama el carácter non rivale, non esclusivo e acumulativo del conocimiento. Detto in altri termini, la conoscenza, a differenza di un bene materiale, come per esempio una penna, non si distrugge nell'atto di consumo. E questo significa che ciascuno può utilizzare liberamente la conoscenza e al tempo stesso senza privare un altro della possibilità di servirsi. Dicho in altri termini, se il conoscimento, a differenza di un bene materiale, come per esempio un agrome, non si distrugge nell'atto di consumo. Esto significa que cualquiera puede utilizarla libremente y al mismo tiempo sin privar a otros de la posibilidad de su uso. Ma non è tutto. La conoscenza non solo non si distrugge nel suo uso, ma si arricchisce quando circola liberamente, nella misura stessa in cui ogni nuova conoscenza nasce da un'altra conoscenza secondo un processo cumulativo che genera a livello dinamico dei rendimenti sociali crescenti. Pero eso no es todo. El conocimiento no solo que no se destruye con su uso, sino que se enriquece cuando circula libremente. Esto en la medida misma en que cada nuevo conocimiento nace de un conocimiento según el cual se da un proceso acumulativo que genera a nivel dinámico rendimientos sociales crecientes. Per questo l'appropriazione privata della conoscenza non è realizzabile che attraverso la costruzione di barriere artificiali all'accesso e di una compartimentazione delle attività di ricerca che contraddice le due regole fondamentali che, come lo ricorda lo stesso Paul David, uno dei principali teorici dell'innovazione, assicurano l'efficienza della produzione di nuove idee. Por estas razones, la apropiación privada del conocimiento no es realizable más que a través de la construcción de barreras artificiales al acceso y a la compartimentación de la actividad de investigación, que contradice las dos reglas fundamentales que, como recuerda Paul David, teórico de la innovación, aseguran la eficiencia en la producción de nuevas ideas. Vale a dire, in primo luogo, la cooperazione di tutto coloro che ricercano la soluzione a uno stesso problema. In secondo luogo, una volta che il problema è stato risolto, il libero uso collettivo delle sue applicazioni, che permette di creare a sua volta delle nuove conoscenze, e così via. In primo luogo, la cooperazione di tutti quelli che buscano la soluzione di un mismo problema. E in secondo luogo, una vez che il problema ha sido risolto, il uso libero e collettivo delle sue applicazioni, che permettono di creare a sua vez nuovi conoscimenti e così seguendo. Questo spiega perché il tentativo di trasformare la conoscenza in un capitale, in una merce fittizia, ingenera una situazione paradossale, una situazione nella quale più il valore di scambio della conoscenza aumenta artificialmente, più il suo valore d'uso sociale diminuisce, in ragione della sua stessa privatizzazione e della sua rarefazione. Questo spiega perché l'intento di trasformare il conoscimento in un capitale, in una mercancia fittizia, genera una situación paradojal, una situación en la cual a mayor valor de cambio del conocimiento, en la medida en que ese valor de cambio aumenta artificialmente, mayor es su valor de uso que disminuye, en razón de su propia privatización y de su rarefacción. In conclusione, existe dunque un'incompatibilità, una contraddizione fondamentale tra la logica del capitalismo cognitivo e la logica di un'economia fondata sulla conoscenza e le produzioni dell'uomo per l'uomo,
un'economia che contiene nel suo fondo la negazione dell'economia capitalistica e la possibilità del suo superamento. En conclusión, existe entonces una incompatibilidad, una contradicción fundamental entre la lógica del capitalismo cognitivo y la lógica de una economía fundada sobre el conocimiento y la producción colectiva del hombre por el hombre. Una economía que contiene sobre su fondo la negación de la economía capitalista y la posibilidad de su superación. Muy bien, gracias.